Spesso non abbiamo guardato orari, abbiamo fatto le 7, le 8 di sera in un momento difficilissimo per la nostra città. Ognuno di noi ha una famiglia alle spalle, quindi ognuno di noi ha una storia privata. Hanno urlato le loro ragioni i precari del comune dell'Aquila ieri in un sit-in fuori gli uffici della ricostruzione dove hanno lavorato negli ultimi 2-3 anni e che ora rischiano seriamente in buona parte di perdere il posto non superando il concorsone indetto dal Ministero a cui parteciperanno migliaia di candidati. Nel comune dell'Aquila sono circa 140 i precari post-sismici, in tutto sono circa 600. Alcuni hanno avuto la fortuna di lavorare a chiamata diretta, ma ci sono anche quelli che il concorso per laureati e ad esami lo hanno già fatto nel 2009 rispondendo ad un bando pubblico per posti a tempo determinato. Tutti difendono il posto di lavoro, sostanzialmente i precari del comune dell'Aquila chiedono di essere stabilizzati senza fare il concorso. Abbiamo studiato sul campo, non su libri, spiegano. È la migliore richiesta, forse quella più che noi vogliamo più di tutte è la stabilizzazione. Dopo 3 anni di precariato forse è proprio quella la richiesta che vogliamo. Ogni persona che potrebbe venire da fuori dovrebbe riniziare da zero e comunque essere formata e istruita su problematiche, su tematiche che noi già conosciamo di fatto. Noi dobbiamo assolutamente bloccare l'uscita di questo bando, quantomeno ritardarlo il più possibile, cercare nuovamente una concertazione con le forze politiche in campo, partendo dall'amministrazione comunale fino ad arrivare al Ministero. Il concorsone, così come è concepito e così come penso rimanga, non farà altro che penalizzare tutti quanti noi di tutte quante le categorie che abbiamo partecipato, che abbiamo lavorato in questi 3 anni al Comune dell'Aquila. Ma il ministro Barca ieri ha gelato le loro residue speranze. Tutti dovranno fare le preselezioni, ha ribadito, anche se ci saranno, come ovvio, domande specifiche sulle procedure pratiche tecniche del post-sisma aquilano. E questo già sarà un modo più che bastevole per riconoscere l'esperienza maturata dai precari. L'importante è il merito, ha detto poi Barca, ovvero selezionare con un concorso trasparente e di alto livello le migliori professionalità che lavoreranno nei prossimi anni alla ricostruzione.